leggermente annoiato, per me dopo sarebbe invece no. Quindi non ci eravamo lasciati a fermo. Ah sì, per questo flauto lasciati a fermo e ci ritroviamo a Fano. Ci ritroviamo a Fano, al Teatro della Fortuna. Naturalmente ritroveremo il tammino di Fermo, eh? Non cambia niente, Non cambia niente, sarà sempre lo stesso incubo, sarò sempre spaventato da delle dame che a quanto pare mi trovano attraente, da una regina della notte piuttosto invasiva, e speriamo di ritrovare anche la mia bambina. Non lo so, non so dove sia adesso. Sono la terza dama e ho l'onore e il piacere di cantare con Beatrice Mezzanotte da Fabriano. E poi abbiamo una presenza. Abbiamo una presenza orientale, Jing Yung Park. Dalla Corea del Sud. Ma io sono Sara Rocchi da Ascoli Piceno. E noi siamo fantastiche, siamo un trio molto unito, siamo praticamente un unicum. Sì, vero? Abbiamo sperimentato la simbiosi. Sì. Molto benissimo. La regina della notte. Sì. Che succede a Fano? A Fano abbiamo portato questo meraviglioso flauto magico, molto interessante, pieno di sorprese e dettagli molto interessanti. Sono contenta di essere qua in questa produzione con gli amici, colleghi straordinari. Monostato, mi dica. Ti stai preparando? Cos'è questo? Sto preparando, era un po' di stretching per svegliare il corpo, perché come tutti ben sanno la voce è senza il corpo non può funzionare. Quindi fisicamente bisogna svegliarlo e quindi ho fatto un po' di lap dance, questa era la mia finalità. Pronti per questa ripresa a Fano? Siamo pronti per la ripresa e anche per la riripresa poi ad Ascoli, siamo prontissimi. Mirka Rosciani, direttore. Grazie. O direttrice? Direttore. Di che? Di coro. Non del solo. Coro del Teatro della Fortuna. E sto flauto con me. Bisogna venire assolutamente a vederlo, non posso dire nulla. Che fate voi tre qua? Dobbiamo cambiare. E? Ci hanno rilevato nella sartoria perché i fondi... Tu c'hai il camerino tuo? Sto accesso. Fantastico, sempre qua. Ci siamo. Siamo nel teatro di Fano e siamo pronti a divertirci per l'antepiano, no? Piano piano. Piano piano, chiaramente. Mattia, Papageno. Eccoci. E sempre in forma? Sempre a mille. Bisogna avere sempre tanta energia, ma noi ci divertiamo intanto. Il gruppo è bello, vi aspettiamo davvero tutti, veniteci a trovare. Perché il gruppo è bello, lo spettacolo anche, godibilissimo, quindi noi ci divertiamo, venite a divertirvi anche voi con noi. Cara Diletta, o Papagena in questo caso, con questo flauto, Sì, bello, interessante, divertentissimo, un team fantastico, venite, seguiteci e ammirateci, applaudite tanto. Soprattutto Papagena. Ai, porca miseria, che vol. Anna, tu in pratica hai in mano tutti i costumi del flauto. Sì. E hai potuto conoscere anche tutti gli interpreti, i protagonisti. Certo. Il più simpatico? Ma sono tutti simpatici, dai, alla fine è tutta gente simpatica. Ma l'hai visto il flauto? Certo. Vabbè, un po' dietro le quinte. Dai, why not? No. Palcoscenico di Fermo, dava la disponibilità di un palcoscenico profondo 14 metri, qua, e si,
e si impaginavano bene delle cose. Qua abbiamo un primo piano, onde per cui abbiamo modificato pochissimo quello che è l'essenza dello spettacolo, ma scegliendo visivamente di favorire questo primissimo piano che questo palcoscenico permette più degli altri. Ciao! Sei a Fano naturalmente con tutta la tua squadra, e quando dico squadra sono i ragazzi dell'Accademia. Sì, è l'ultimo appuntamento di una squadra che ha già fatto il barbiere, cosa, questa è la sua ultima tule. E, però ci sono in sala altri ragazzi che non hanno mai fatto uno spettacolo con me, speriamo che sia un rito propiziatorio per fare altre bagatelle insieme, insomma.